Avete presente una matita? No, non una di quelle per disegno tecnico o mina ultrafine, e neanche una di quelle più trendy racchiuse in uno a stilo tipo penna. Ma che? Sto parlando di una di quelle che abbiamo imparato ad usare per tracciare su carta o su muro, nel caso dei più discoli, i nostri primi incomprensibili scarabocchi, magari col ciuccio ancora in bocca. Bene, ce l'avete presente? Ora prendete quel nastro adesivo comprato al discount sotto casa. Sì, proprio quello che tenete nel più incasinato dei cassetti di cucina. Il cassetto dove trovare qualcosa è una babele e che custodite in modo preciso sulla parete degli attrezzi che i più fortunati si sono organizzati in garage nel sempre vano tentativo di riuscire a trovare l'occorrente per i lavori casalinghi esattamente quando ce n'è bisogno e non dopo settimane. Ok, ci siamo. Avete miracolosamente rinvenuto il vostro rotolo di scotch. Il primo passo è fatto. Nel frattempo che siete andati a recuperarlo, la curiosità vi avrà sicuramente indotto a pescare quell'unica vecchia, massacrata matita che non si sa bene né come né perché tenete ancora in casa, magari per barare quei cruciverba di Bartegazzi che ancora dovete aspettare le soluzioni della settimana successiva per risolverli dopo 1000 correzioni. Dite la verità. L'avete trovata nell'immancabile portapenne presente in ogni casa, proprio quello che avete preso durante quel bel viaggio sulle Dolomiti, ma che stona orrendamente con il vostro arredamento, oppure quell'altro a forma di Daffy Duck che avete vinto, che culo, nell'uovo di Pasqua e vi seccava a buttarlo via come avete fatto fino ad allora con l'ennesima inutile sorpresa. Vabbè, nessuno è perfetto. Quello che conta è che adesso siete finalmente pronti. Tenetevi forte e ammirate il foglio davanti a voi. Come? Del foglio non si era detto? Ho capito, ma non è che si possa dire proprio tutto tutto. Ok, siete andati alla stampante sulla vostra postazione PC, avete rubato un A4 che per voi vale oro perché non avete mai voglia di scendere a comprare un paio di risme in grazia di Dio e centellinate all'infinito quell'unica che avete dal 1994. Adesso avete proprio tutto l'occorrente per l'esperimento. Tranquilli, non vi si chiede di essere Picasso o Van Gogh, né di ricorrere alle arti di MacGyver, anzi, tutt'altro. Tornate bambini e iniziate a scarabocchiare come ossessi sul vostro foglio. Se vi manca la fantasia, potete sempre optare per qualcosa di ancor più elementare, ma altrettanto terapeutico. Date sfogo alla vostra rabbia, più o meno repressa, andando ad annerire un'ampia porzione del foglio con la famosa matita che, con questo utilizzo privo di ogni grazia e misura, sta andando ad esalare l'ultimo tratto di mina. Ed è pure meglio così, perché per trovare un tempera lapis dovreste andare in cartoleria e la più vicina sta a 4 chilometri. Bene, il mozzicone di matita che avete ancora tra le dita sta quasi fumando, ma voi siete soddisfattissimi del capolavoro di arte astratta che avete appena creato, una pozzanghera di color grigio scuro su quel foglio che fino a pochi attimi prima era di un bianco immacolato. Davvero bravissimi. Adesso potete finalmente prendere il nastro adesivo e dopo averne tagliato un pezzo abbastanza grande da coprire una parte della pozzanghera, andate a poggiarlo sopra con il lato adesivo rivolto verso il basso e in modo che le estremità risultino facili da risollevare. Dai, piano piano, l'operazione non è tanto ardua. Ecco, è fatta. Adesso avete staccato il vostro pezzo di nastro adesivo sul tratto di foglio oscurato dalla matita. Siete pronti per l'operazione successiva? Potete asciugarvi il sudore dalla fronte. Cinture di sicurezza ben allacciate, perché qui ci vuole talento. Questa sì che non è roba da tutti. Sollevate questo pezzo di nastro molto delicatamente, avendo cura di prelevare il maggior quantitativo di matita, o per meglio dire grafite, che avete lasciato sul foglio. Eh sì, beh, ma voi non avete ascoltato bene, state strappando anche dei pezzetti di carta. Ma non è mica richiesta un'abilità chirurgica. Fatto? Sul serio? Ci siete riusciti? Grandiosi, perché anche se non lo sapete, quello strato di grafite che è rimasto attaccato al vostro scotch è grafene. E così avete appena replicato il fortunoso processo con cui, secondo la migliore ricostruzione proposta dalla scienza, con la S maiuscola, due scienziati, anche loro con la S maiuscola, hanno appunto scoperto il grafene. Però voi siete stati più bravi perché avete fatto tutto da soli.
A loro, che non erano mica esperti nell'arte dell'arrangiarsi, ma erano uomini di puro ingegno, è toccato organizzarsi assolutamente in coppia. Uno doveva tenere il foglio mentre l'altro lo pasticciava. Rimane ignoto chi dei due facesse una cosa e chi l'altra. Si racconta solo che, per fugare ogni possibile diatriba sulla paternità dell'invenzione, si sono accordati così che il nastro adesivo è stato prima appiccicato e poi sollevato da entrambi contemporaneamente, uno da un lembo e uno dall'altro. La leggenda vuole che la sincronizzazione del movimento sia stata la cosa più difficile da ottenere, tanto da richiedere un infinito numero di ore di allenamento. D'altra parte è risaputo, la preparazione è tutto e gli sforzi non sono mai stati vani. Felice anche la scelta di dividere in pari misura il peso di cotanta responsabilità per una scoperta che avrebbe riscritto il futuro della scienza dei materiali e non solo. Eh sì, perché da questi apparentemente semplici ma in realtà proceduralmente complicatissimi passi sarebbe nato il primo materiale conosciuto dall'uomo avente lo spessore di un solo atomo. Ripeto, se non si fosse colto in esatta misura il significato di un'affermazione di tale portata, spessore di un solo atomo, A-T-O-M-O. Cioè, stiamo parlando di un materiale sostanzialmente bidimensionale, per intenderci, una fototessera a confronto è grossa quanto una Treccani, eppure un capello sembrerebbe una fune da ormeggio. No? Non rende l'idea? Va bene, facciamo così. Noi viviamo in un mondo tridimensionale, lunghezza, larghezza, altezza. In ogni oggetto, anche in quel sottilissimo foglio che abbiamo appena sodomizzato con la nostra vis creativa e il nostro mozzicone di matita, c'è uno spessore esiguo ma comunque quantificabile e come tale misurabile. Quello, in un corpo solido, viene definito altezza. Ecco, il punto è che il grafene risulta essere, in buona sostanza, privo di altezza. Cioè, in altre parole, ha lo spessore di un atomo e come tale ha uno spessore in pratica non misurabile, è bidimensionale. Ripeto, esiste nella realtà ma è bidimensionale. Avete capito bene? E questo, a quanto pare, non cozza contro le leggi di madre natura, la quale ha sempre detto che ogni cosa, ogni elemento, ogni materiale del creato ha tre dimensioni. No! Il grafene ne ha due, se ne va per i cazzi suoi e trasgredisce bellamente ogni legge della scienza dei materiali e a quanto pare ne va pure fiero. Nessun rilascio programmato di una nuova tecnologia, nessuna operazione di ingegneria inversa, nessun apporto estraneo, per non dire alieno, nessuna componente misteriosa, ma quando mai? Niente di tutto questo. Solo un foglio, una matita del nastro adesivo e una buona dose di culo, che quella non guasta mai. E voilà, ecco a voi la nuova scoperta dell'anno del Signore 2004. Per il Nobel ci è voluto qualche anno in più, è arrivato solo nel 2010. Ma vuoi mettere la soddisfazione? L'esperimento è tanto semplice che è replicabile in ogni laboratorio, se non in ogni salotto o tavolo di cucina. Davvero, era dallo sbarco della Luna che non si faceva un passo così piccolo per l'uomo, ma così grande per l'umanità. Con il vantaggio, stavolta, che l'occorrente si può trovare benissimo dentro lo zaino di un bambino delle elementari. Niente Dompack, niente set cinematografici, niente lacca per capelli o grafica computerizzata, nessuna piscina con relative bolle, solo un astuccio da disegno, magari dimenticato in un cassetto, e il racconto di una scoperta da favola. O è la favola di una scoperta? La nona elica.